Finisce in parità senza né vincitori né vinti il derby dell'Adriatico, dove però al 91esimo fa festa la squadra di Guidi, che evidenzia ancora di più i limiti di un Pescara vittima dei suoi problemi. La crisi biancazzurra è tutta nei 90 minuti della sfida con i cugini del Teramo, squadra biancorossa che esce a testa alta a conferma del buon lavoro di Guidi nonostante le tante assenze dell'ultimo periodo. Auteri conferma il Pescara di Cesena con il 4-3-3, assenti Di Gennaro e Veroli. In porta conferma per Sorrentino, biancorossi in campo con lo stesso modulo, 4.000 gli spettatori presenti allo stadio Adriatico dove dirige Galipò di Firenze. Le prime battute di partita vedono i padroni di casa attaccare con maggiore intensità, con la prima parata di Agostino al quinto minuto su punizione dai 25 metri di Ledian Memushai. L'albanese ci riprova all'ottavo spedendo il pallone alto, al decimo occasionissima però per il Teramo con Bernardotto che riceve palla da Mungo in area e si gira calciando di potenza, ma trovando la risposta del portiere di casa. Il Delfino si rivede al quindicesimo con una bella conclusione quasi dal limite di Galano che sfiora il palo di destra della porta di Agostino. Gara che vive di improvvise folate con la squadra di Guidi che appare tutt'altro che attendista. Al ventitresimo ci prova per il Pescara Ferrari di testa con la palla che termina sopra la traversa. Il match si mantiene equilibrato seppur con una prevalenza pescarese che però non produce grandi opportunità in attacco, così come accade in casa biancazzurra da diverse partite. Al 36esimo Dursi crossa in area dove Piacentini anticipa Ferrari che si sarebbe trovato a due passi da Agostino. Preme la squadra di Auteri con i ragazzi di Guidi un po' in affanno. Al 41esimo arriva la prima svolta del match con il tocco con la mano di Bellucci dopo un colpo di testa di Ferrari ed il rigore assegnato dal direttore di gara tra le flebili proteste teramane. Ferrari dagli 11 metri non sbaglia, regalando il vantaggio meritato alla sua squadra. Nella ripresa nel Teramo c'è in campo Lombardo Perrillo con Aziomanovic che si sposta sulla sinistra. L'avvio di partita vede il Delfino in avanti. Al sesto Pompetti dalla lunga distanza chiama Agostino ad una difficoltosa respinta. Al decimo Dursi in area conclude malamente fuori. Nel Teramo Guidi manda in campo Fiorani e Birrigea per Viero e Rosso. Al quattordicesimo Ferrari viene atterrato in area da rigori con il direttore di gara Fiorentino che lascia proseguire destando molti dubbi. Al sedicesimo Auteri cambia l'attaccante centrale con De Marchi che rileva Ferrari. Passa qualche secondo e sugli sviluppi di un corner e Piacentini per gli ospiti ad andare a concludere al volo in area sugli sviluppi proprio del tiro dalla bandierina con il palo che salva Sorrentino dalla rete del pari. Al ventiduesimo ancora Pescara con Piacentini questa volta che salva su Dursi. Il derby resta equilibrato con Arrigoni poi prodigioso al 36esimo sempre sull'attaccante pescarese e successivamente qualche attimo dopo il tocco con la mano di Lombardo in area su conclusione di Clemenza, ma in agguato c'è Bernardotto che al 41esimo in area fulmina Sorrentino per la rete del pareggio del Teramo che gela l'Adriatico con la festa biancorossa dell'attaccante che finalmente riesce a sbloccarsi nella partita più importante. Finisce dopo 4 minuti di recupero il derby dello stadio Adriatico con il Teramo che festeggia legittimamente un pareggio meritato e che vale oro e il Pescara che si lecca le ferite per un risultato che potrebbe lasciare anche qualche strascico.